Parte 7, processore. Dunque, siccome ho scelto una scheda madre con socket Intel 1200, gli ultimi processori usciti da parte di Intel sono quelli di decima generazione, i Core. E troviamo quattro tipi di processore in base al tipo di utilizzo che dobbiamo fare. Nella fascia media diciamo che troviamo l'i5 e l'i7, però l'i5 non riesce a sfruttare tutta la larghezza di banda della memoria di 2933 MHz e per questo bisogna scegliere comunque un i7, che comunque è anche più giusto per il mio scopo, perché siccome voglio risparmiare un po' di tempo nei montaggi video, l'i7 è più idoneo a questo scopo. Adesso guardiamo un attimo le differenze tra i due processori, che comunque sono abbastanza sostanziali. Allora, sulla sinistra troviamo l'i5 10.006 liscio e sulla destra l'i7 10.007 liscio. Perché ho scelto la serie liscia e non K? Prima di tutto perché la scheda madre non riuscirebbe a sfruttare i processori K. E seconda cosa, siccome guardo anche molto i consumi, la serie liscia, diciamo, del 10.006 e del 10.007 sono quelli con 65 watt di TDP rispetto ai 125 della serie K. E quindi c'è, diciamo, c'è parecchio da risparmiare in corrente, e comunque le prestazioni sono buone lo stesso, c'è veramente poca differenza tra una serie normale e la serie K. Adesso guardiamo la differenza tra il 10.006 e il 10.007. Allora, qui di differenze sostanziali ci sono i numeri di core, perché il 10.006 è un 6 core. Invece il 10.007 è un octa-core con 16 thread che nel montaggio video viene sfruttato molto. E poi c'è una piccola differenza per quanto riguarda la frequenza base del processore. Il 10.007, nel 10.007 si può abilitare l'Intel Turbo Boost Max 3.0, praticamente una funzione per quanto riguarda la frequenza, per alzare la frequenza in poche parole. E poi, come ho detto prima, la differenza è nella memoria, perché il 10.007 riesce a sfruttare i 2933 MHz della memoria, mentre il 10.006 rimane a 2666. La differenza, diciamo, che non è proprio abissale, però è sempre uno scalino in più, che secondo me vuol dire tanto. E poi altre differenze mi sa che non ce ne sono, è più o meno lo stesso processore, cambiano veramente poche cose. Come ho detto prima, nel 10.007 si può abilitare la tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0, mentre nel 10.006 no. E poi basta, le differenze sostanziali sono queste. E per chi de deve comunque fare, diciamo così, vuole risparmiare un po' più di tempo nel montaggio video, il 10.007 è più idoneo. Il 10.009, cioè l'i9 10.009, non l'ho messo in conto perché il prezzo ancora su internet è troppo alto. E secondo me non ne vale la pena spendere così tanti soldi nel processore. Io l'ho trovato in un sito a un buon prezzo, il 10.007, a 327 euro se non sbaglio, 324, 327 mi pare. E che secondo me è un prezzo abbastanza giusto per questo tipo di processore. E altre cose non ce ne sono da dire, adesso passiamo subito all'unboxing e all'assemblaggio.